Il Ponte Antico rinasce. Il progetto per la valorizzazione dell'area ha ottenuto un finanziamento di 171.000 euro, vincendo un bando di Fondazione Comunitaria del VCO destinato ai progetti emblematici provinciali di Fondazione Cariplo. In totale la riqualificazione costerà 380.000 euro. I restanti fondi saranno messi dal Comune di Omegna per 135.000 euro, dalla Parrocchia Sant'Ambrogio per 36.000 euro, e da operazioni di raccolta fondi e di piccoli contributi di molti gruppi numerosi. Se infatti la parrocchia è l'ente capofila del progetto e il comune è il primo partner, da segnalare anche la partecipazione della Proloco, del gruppo Megna Gesci, del gruppo Alpini e del Lions Club del capoluogo cusiano. Simbolicamente è un messaggio bello per tutta la città. Siamo chiamati a costruire ponti e non a costruire muri, cioè a trovare delle vie di dialogo riscoprendo le nostre origini e la nostra terra. Il Ponte Antico diventa allora un luogo simbolo di uno stile, di un atteggiamento. Il progetto riguarda il recupero dell'antica chiesa dedicata alla Madonna della Neve, riguarda il ponte che deve essere recuperato, restaurato e riaperto con una pista ciclabile pedonale, dando l'accesso da entrambe le sponde e quindi integrando il percorso fino all'area del cimitero. 4 i lotti previsti, i primi due sono destinati a partire a breve e riguarderanno il restauro della chiesa campestre di Santa Maria della Neve e la realizzazione di un breve percorso devozionale lungo l'antica strada comunale di collegamento alla Valle Strona. Il terzo lotto invece prevedrà la messa in sicurezza dei resti dell'antico ponte medievale, mancante attualmente di una delle due campate. Con la sua sistemazione il ponte tornerà usufruibile. In questo caso si punta a partire quantomeno con il consolidamento a fine estate. L'ultimo lotto, ancora da strutturare e visionare nel dettaglio, riguarderà la riqualificazione a verde dell'area ex tiro a segno. A curare il progetto sono gli architetti Andrea Baldioli e Gianfranco Ciuffo, con la consulenza di Alessandro Iorio per la redazione del piano finanziario.